Grazie. Che va? Il Vesuviano. Ciao. Ma che cazzo combina? Fratelli Corona. E dai. Ah, uno è scemo e l'altro è mono. Ma che ti sei rincoglionito? Ma no, è il lavoro che mi ha trovato Don Scarpa. E questo me lo chiami lavoro? Senti, Giorgino, a me sta faccetta tua mi potrebbe servire, lo sai? Pasquale Marino, detto il Vesuviano. L'avevo conosciuto a San Vittore. Era un vincente. Chiama? A lui i soldi gli rimanevano appiccicati alle mani. Vieni. Solo carne di prima scelta, eh? Se vuoi, puoi dirigere il traffico. Che dici? Ti do una bella paga. E poi ci sono gli extra per le riscossioni e qualche altro piccolo lavoretto. Roba semplice, eh? C'è un cliente, un certo Franco, un cocainomane che mi deve un sacco di soldi per tutta la roba che gli ho dato. È simpatico, ma mo deve pagare. Te ne occupi tu. Va bene. Bravo, vieni, vieni. Questa è Lilli. Stanotte si è tagliata le vene. Controllamela fino a quando non fa 18 anni. E quando li compie? Il mese prossimo. Ah, falle mettere qualcosa attorno ai polsi, eh? Giorgi, comportati bene e vedrai che metti da parte anche i soldi per la riabilitazione. Questi sono i miei amichetti, Zirek e Domitrescu. In Romania lavoravano in miniera, con Biron Cosma. Adesso mi aiutano a tenere il locale pulito. Ragazzi, diamogli la panna e sistemiamoli in mansarda, va bene? Giorgino, è bravo Giorgino. Che bisogno hai di fare la cresta sulle ragazze? Hai bisogno di soldi. E qual è il problema? Vieni da me e me li chiedi, no? E invece che fai? Me lo metti nel culo. A me, che ti ho trattato sempre come un fratello. No! 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 E ringrazio che mi sei simpatico. Per questo ti lascio campare ancora, eh? Ti lascio al tuo posto con me. Interveniamo.
qua, il piccoletto. Vieni, dammi questa valigetta, vai. Accomodati dentro, vai. Dai, sbrighiamoci.